La mostra Caravaggio è stata una mostra molto mirata sulle 18 mesi di Caravaggio a Napoli, quindi un momento molto stretto, importantissimo ovviamente per la storia della scuola napoletana, ma anche per Caravaggio. Una buona mostra chiede sempre di essere chiusa da un convegno e direi che un buon convegno invita a fare un'altra mostra. Così si scrive la storia dell'arte con delle domande. Spesso abbiamo un'idea sbagliata della storia dell'arte. La storia dell'arte non è fatta di solo attribuzione, precisione sulle date, è tutta un'interpretazione della civiltà e le mostre sono il più grande servizio che si può dare alla storia d'arte e all'arte in generale. I risultati sino ad oggi sono quelli che abbiamo individuato nella mostra Caravaggio Napoli, che insomma è stata credo visitata da molti, e i sentieri della ricerca sono ulteriori acquisizioni su vari dipinti di Caravaggio e anche su rapporti tra Caravaggio e gli altri artisti del suo tempo. Avremo molte novità relative appunto a dipinti come la Maddalena di cui hanno parlato tanto i giornali, ma non solo, abbiamo delle novità relative alla flagellazione della Cardinal Borghese e poi abbiamo molti dati nuovi in relazione alle lettere che sono state scambiate tra Costanza Colonna ed altri committenti di Caravaggio. Una buona mostra non chiude il dibattito, apre il dibattito. Sono delle nuove domande. Il fatto di spostare una pittura da un luogo verso un altro, di presentare la pittura con un'illuminazione diversa, avvicinare la pittura con un'altra pittura, cambia spesso l'informazione, la visione, e le mostre servono a questo.